Monte San Pietro è un magnifico luogo a pochi minuti da Bologna. Siamo immersi nel verde, nei castagneti, nei vigneti. Siamo città del vino perché abbiamo 7 cantine di grande livello. Non abbiamo una vocazione industriale, abbiamo poche aziende, ma in realtà abbiamo tante attività agricole che lavorano a alti livelli, sia nella ristorazione ma anche nella recettività, nella produzione dei vini. Siamo una food valley naturale. Per noi l'ambiente può essere l'elemento su cui puntare proprio per sviluppare nuova imprenditorialità sul territorio e anche ulteriori occasioni. Abbiamo elaborato 8 sentieri ad anello, sono tutti fruibili a piedi e in mountain bike. Abbiamo anche elaborato una cartina che permette di congiungere questi sentieri in modo sempre differente da poter mandare le persone in sicurezza. Vogliamo che siano sempre percorribili 365 giorni all'anno, perché noi puntiamo su un turismo in tutte e 4 le stagioni. Questo è uno spazio di incontro tra le persone, l'abbiamo sempre definito luogo di scambio di colture e di culture. Volevamo immaginarci un'area da coltivare che superasse un po' i criteri dell'utilizzo esclusivo. È un luogo di incontro tra le persone innanzitutto. All'interno di questo abbiamo cercato di coltivare le buone pratiche di sostenibilità. Noi siamo degli ortisti dell'Orto Biricoccolo, che è un progetto partecipato di un orto condiviso. Da un terreno brullo abbiamo costruito coltivazioni coltivate in maniera biologica, non ci sono degli appezzamenti suddivisi, decidiamo insieme che cosa coltivare, come fare, suddividiamo i lavori, chi lavora raccoglie. La permacultura ha 3 etiche: l'etica della cura delle persone, della cura della terra e l'equa condivisione. I partecipanti hanno già questi principi etici, diciamo, e li applicano, sono anche aperti a sperimentare cose nuove. Un'esperienza bene interessante, che non è così semplice da trovare. Bravi! La Sportina Digitale è un progetto affascinante. È nato così come idea nel periodo del lockdown. Insieme ai comuni di Casalecchio di Reno, comune di Valsamoggia e insieme ai comuni di Zola Predosa ci siamo messi al tavolino e abbiamo detto: facciamo qualcosa per supportare l'attività, sempre dando anche informazione ai cittadini e non solo. Quindi l'idea è nata di coniugare la promozione del territorio da una parte, quindi dare conoscenza di quello che c'è, e dare strumenti utili all'attività per promuovere ciò che fanno. Attività commerciale, artigianale, avrà una sua pagina dedicata. Quindi potrà fare promozione, caricare le proprie foto, le immagini, i propri prodotti, le ricette su un ristorante o quant'altro. Dall'altro può anche fare la vendita online. Fare il sindaco è una mission impossible. Essere a servizio della comunità significa mettere a disposizione il proprio tempo, la tua passione, le tue competenze, le tue capacità al servizio della collettività. Lo fai con un gruppo. Il gruppo a te più vicino è quello degli assessori e delle assessore, che devono condividere la tua visione, che deve essere quella di ascoltare, raccogliere i bisogni e dare sempre risposte, anche quando le risposte non sono risposte positive. Siamo una grande famiglia con un grande livello di impegno. Questa è la squadra che deve essere al servizio dei cittadini, dei quali abbiamo però bisogno per realizzare i nostri obiettivi.